all'inizio, una stagione veramente da dimenticare quella di Michel. Ritorniamo invece in gara con Sainz, che ha dato subito la manciata di gaspedale qualche metro al suo più diretto avversario, ovvero Engin Laverty. Dietro lui c'è Aslan, poi Ria, Melandri e quinto Cheka, sesto, settimo Giuliano, ottava la posizione per Biaggi che precede Paz e Ghindoli. Questa è la serie dei primi 10 piloti che vediamo in questo momento affrontare la parte centrale della pista, quella che poi riporterà velocemente sul rettifilo prima dell'ultima curva che precede il traguardo. Ancora una manciata di gas per Tom Sykes, che guadagna un altro metro nei confronti di Engin Laverty, che mantiene la seconda posizione incalzato da Aslam, e dietro Aslam Johnny Ria, e dietro Johnny Ria lo vedete con il numero 33, è proprio il tenta l'attacco proprio Melandri, e siamo sulla BMW di Melandri, vediamo se ce la fa. Certo che ce la fa a guadagnare la quarta posizione proprio su Johnny Ria. Si incrociano le traiettorie, cerca la risposta Johnny Ria ma non la trova, e c'è un dritto e poi una caduta, un dritto e poi una caduta là dietro. Dovremmo capire di chi si tratta, avremo sicuramente le immagini fra pochissimo. Mentre andiamo con il secondo giro, Sanchio. Cheka è partito molto male, si aveva ipotizzato per lui una buona partenza in un tentativo di fuga, è partito male e addirittura ha patito il sorpasso di Giuliano. E Giuliano interno, Jonathan Ria, grande cannoniere, che guadagna due posizioni, un attacco che gli ha portato proprio nell'ultima curva prima del traguardo. Sì, bellissimo l'attacco di Davide Giuliano, ancora una volta un pronti via grintosissimo da parte del pilota del team Altea. Ci sono alcuni tratti, soprattutto nella parte lì lenta mista prima di questo rettilineo, dove Sainz riesce a guadagnare veramente tanti metri. Adesso vedremo qua di nuovo Melandri che ci prova, sì, su Aslam, io credo che ci sia. Sì, c'è Melandri ed è il terzo posto per Marco Melandri. Marco Melandri nell'ultima curva prima del traguardo ha infilato anche Aslam ed ora si porta in terza posizione, mentre Biaggi nella stessa curva ha infilato Johnny Ria, si è portato in sesta posizione. Siamo sul tratto rettilineo, quello che porta ormai l'ultima curva prima del traguardo, tutti in fila di ala, tutti a sfruttare l'uno la scia dell'altro. Qui la staccata è violentissima, si rialzano i piloti della carena per inserire nell'ultima curva prima del traguardo, e Max Biaggi va a conquistare il quinto posto scavalcando Davide Giuliano. Si è approfittato del motore Aprilia, le Ducati stanno pagando molto in quel rettilineo, sia lui che Cheka, sia Giuliano che Cheka stanno facendo fatica, nonostante che nel misto siano veloci a tornare su. Un Max Biaggi che adesso comincia a girare molto bene, ha fatto registrare il tempo, il giro più veloce 1:36:128. Ecco che ci avviciniamo a quel muro del 35 alto che in qualche passaggio si potrebbe vedere, per poi dopo vedere subito un aumento di ritmo. È partito bene Marco Melandri, che ora è in terza posizione, ma gli sta rispondendo giro su giro anche un grande Max Biaggi, che credo abbia trovato il setup giusto per affrontare al meglio questa seconda gara. Interessante le parole che ha detto Michel Fabrizio, una Yamaha che improvvisamente ha rallentato, si è quasi, intanto Melandri c'è seconda posizione per Marco Melandri. Attenzione, eccoci sul traguardo, vediamo se la conferma. Certo che la conferma la seconda posizione, Marco Melandri seconda posizione, mentre attenzione a Max Biaggi perché sta rimontando ferocemente Max Biaggi. Secondo me Melandri e Biaggi saranno i due protagonisti veri alla fine di questa gara. Sì, Biaggi si è di nuovo ripetuto in 1:36:161, l'unico che riesce a farlo perché gli altri girano sull'1:36:02. Intanto rientra Laverty, bello, mentre stavamo guardando il monitor, e Sykes ne approfitta, guadagna dei metri. Sì, guadagna dei metri Sykes, attenzione perché questa battaglia potrebbe far scappare via ancora la Ninja Verde. Anche Aslan.